Nuova puntata di Nero su Bianco. Questa sera abbiamo deciso di parlare delle tematiche legate al mondo dell'agricoltura, sia perché ovviamente sono stati mesi molto difficili, un po' per la siccità, i danni degli ungulati, ma anche perché in positivo ci sono i dati, ad esempio, che arrivano dal mondo dell'imprenditoria giovanile. C'è stato un vero e proprio boom. Inoltre l'agricoltura è il settore che ha fatto registrare il maggior numero delle ore lavorate in provincia di Arezzo, il che significa ovviamente che la nostra provincia da sempre è ricca in questo settore, ma è un settore che viene anche riscoperto, malgrado ovviamente sia le problematiche del mercato e le problematiche ovviamente che abbiamo ricordato. Ne parleremo questa sera. Intanto saluto Antonella Di Tommaso, collega ben trovata, Piero Franchini che è sempre qui con noi ovviamente tra i padroni di Buonasera. casa, buonasera. E poi abbiamo questa sera Angiolino Mancini, presidente della CIA di Arezzo, buonasera. E a Confagricoltura. Confagricoltura. E Giuseppe Migliorini, invece, che è presidente Buonasera. di Futurcaccia e dei cinghialai aretini, buonasera. E Esatto. poi Tommaso Albergotti, imprenditore agricolo, Buonasera. buonasera. Perché ovviamente la voce questa sera anche di chi rappresenta la caccia è importante perché abbiamo letto, insomma, anche qualche polemica un po' a distanza. Ecco, partiamo subito, ecco, da una piccola sintesi di quella che sono stati, insomma, dei mesi molto difficili, no? Per il mondo agricolo. L'agricoltura attraversa, visto e considerato che ci sono molte novità dal punto di vista climatico, per cui le difficoltà dell'agricoltura, essendo un'attività completamente all'aperto, sono legate all'andamento climatico. E sicuramente quest'anno abbiamo avuto un po' di tutto, ultimamente la siccità, in primavera una gelata tardiva. E tutta una serie di complicazioni anche dal punto di vista climatico, perché l'alternanza di giornate caldissime, di periodi di caldo straordinario per delle situazioni legate al cambiamento climatico mondiale, che hanno delle ripercussioni dirette naturalmente sul funzionamento dell'agricoltura sul campo. E allora, proprio sui danni degli ungulati, vediamo questo servizio, insieme a Chiara Sadotti c'era anche Angiolino Mancini, anche un agricoltore. Vediamo qualche giorno fa che situazione hanno trovato e poi ne parliamo col dottor Migliorini. Vediamo un attimo. Se dobbiamo lottare con le calamità e dobbiamo lottare anche con gli ungulati, sta diventando una lotta un po' impari. Di pari passo ai danni cresce anche la rabbia degli agricoltori della provincia di Arezzo, che negli ultimi anni hanno dovuto fare conti, oltre che con un clima impazzito, anche con il problema degli ungulati. Sono 4-5 anni che non seminiamo più perché sta diventando quasi un problema. E nei vigneti, nonostante i reticolati, siamo costretti a controllarli praticamente notte e giorno perché le reticolate a volte riescono a strapparcelo e passano gli animali. Praticamente te quando vai a raccogliere troverai un 30% di roba in meno che non porti alla cantina, visto e considerato che noi si vive con questa attività. Adesso arriva anche la dura presa di posizione delle associazioni di categoria Confagricoltura, CIA e Coldiretti, che puntano il dito verso i cacciatori. Perché se loro non li cacciano, e se loro non li abbattono, e se loro non si organizzano in modo tale che effettivamente il numero degli animali selvatici diminuisca, non c'è altro strumento. L'oggetto del contendere è dunque la questione relativa alla legge regionale obiettivo per il contenimento degli ungulati in Toscana. Nel frattempo c'è stato un aumento tale della popolazione degli ungulati che l'abbattimento dovrebbe essere un aumento almeno percentuale. Non ci può essere non astio su una cosa quando viene messo in discussione il risultato economico del lavoro di un anno. I cacciatori questo devono capire. Migliorini, lo capiscono i cacciatori, il mondo della caccia. Allora, prima di tutto bisogna dividere i settori. Sì. I cacciatori di cinghiale sono coloro che cacciano il cinghiale riuniti in squadra e che io rappresento nella provincia di Arezzo, va bene? E quelli si possono chiamare cacciatori perché esercitano la caccia. Dopo
da un anno e mezzo circa o anche più è stato fatto una legge obiettivo che è, io l'ho chiamata legge spot, l'ho chiamata una follia, chiamatela come volete, che ha visto aumentare vertiginosamente il numero dei selvatici, ma non per colpa dei cacciatori di cinghiali, ma perché hanno pensato bene di mettere noi cacciatori di cinghiali, che siamo professionisti della materia, in un angolo e dar spazio ai selettori, che io non chiamerò mai cacciatori, parlo di quelli del cinghiale, sia chiaro, perché non hanno regole. Allora, i selettori del capriolo hanno le loro regole, tanto di cappello, hanno il punto di sparo, hanno addirittura il dovere di comunicare la targa della macchina con cui raggiungono il punto di sparo, devono comunicare immediatamente l'abbattimento, il ferimento o il mancato abbattimento dell'animale, devono dire dove va questo animale, cioè è una caccia di selezione. Quella del cinghiale è un bracconaggio autorizzato, perché questi signori, autorizzati dalla regione, si possono muovere in zone che loro scelgono tramite prenotazione, però non dichiarano il punto di sparo, non dichiarano il mezzo, ma quello è il meno che sia. Mi dicono, non lo posso testimoniare, che governano addirittura, cosa altamente proibita, capito? Si muovono in questo spazio perché non hanno il punto di sparo, quindi vagano soprattutto in pianura, perché loro sono cacciano, esercitano questa attività nelle zone non vocate e quindi pianeggianti, non dicono se l'animale è morto, non dicono quanti animali, per cui possono essere più, possono essere meno, nessuno li può controllare, non dicono che fine fanno questi animali, perché sempre mi risulta, ma non lo posso garantire, che ci sono alcuni selettori che hanno ammazzato 20-25 animali. Per me ne potrebbero aver ammazzati 50, sono felicissimo, perché per noi cacciatori di cinghiali nelle zone non vocate il cinghiale non ci deve essere, non è che ce ne può essere qualcuno, no, non ci deve essere, però la regola è che il selettore può prendere l'animale per uso personale. Allora, se è vero che qualcuno l'ha ammazzato 20-25, dove lascia? 25 freezer? Cioè, ha capito a dove voglio arrivare? Sì. Ha capito dove voglio arrivare? Allora, chiaramente questa situazione posta male e messa male ha creato degli asti, anche a parte la situazione tragica degli ungulati che aumentano, ma ha creato un aspetto sociale deleterio, bruttissimo, invivibile, perché ha messo questi signori contro i cacciatori, ha messo i cacciatori contro gli agricoltori contro di noi. L'altro giorno ho avuto il piacere, devo dire ora, di aver avuto un incontro con il presidente qui alla mia destra, all'inizio un incontro molto burrascoso, perché si espresse come si è espresso in questa intervista. Dopodiché io vi assicuro che alla fine della conversazione, siccome io capii e glielo dissi, lei è un uomo che parla con il cuore, adesso ci diamo del tu perché siamo diventati amici, ma veramente perché ci siamo capiti, parla con il cuore, è chiaro, gli agricoltori lui li vede massacrati, ha ragione, per Dio, ha ragione, perché non guadagnano niente, è un anno che non piove, gli animali li mangiano tutto, a parte che quello che ho visto in quel poco di filmato ve lo posso garantire, perché io queste cose le vedo, sono caprioli e non sono cinghiali, però i cinghiali fanno dei danni incalcolabili, lo stesso, ma quello che avete fatto vedere voi è capriolo, perché il capriolo la succhia il grappolo d'uva, il cinghiale si dice hai fatto più danno di un maiale all'uva, la prende e la stronca in terra, capito? Sì. Ecco, quindi quelli non sono danni da cinghiale, però i cinghiali fanno dei danni incalcolabili, per cui vanno eliminati nelle zone non vocate. Allora, dopo questo confronto, quindi la situazione, diciamo, si è anche capito bene, ecco, che il problema non sono appunto, come ricordava il dottore, i veri cacciatori, no? Ma noi non facciamo una questione contro i cacciatori. Sì, sì. Noi sappiamo che dal punto di vista istituzionale, dei regolamenti, delle leggi che c'è, l'unico strumento per abbattere un animale selvatico, che sia il cinghiale, che sia il daino, che sia il capriolo, comunque un animale che crea dei danni alle coltivazioni agricole, è il cacciatore.
Noi su questo siamo assolutamente convinti che, con tutto il rispetto che abbiamo per i cacciatori, che l'unico strumento perché si riesca a abbassare la nocività di questi animali è soltanto abbatterli. Non c'è altro mezzo. Volevo sapere cosa ne pensa anche Tommaso Albergotti, da imprenditore agricolo. Allora, bisogna ricordare che il problema dei cinghiali non nasce nel 2016, quando è uscita questa legge. Anzi, la legge obiettivo dice nella sua premessa chiaramente che si rende necessario sospendere la legislazione comune vigente, la legge 3 del 94, perché ci si rende conto del fallimento di quella normativa. Allora, a fronte di questo, la Regione, preso atto che ci sono circa 440.000 capi di ungulati in Toscana, che hanno causato direttamente circa 700 incidenti stradali in un anno, allora, a fronte di questa situazione, la Regione, visto l'immobilismo di chi dovrebbe occuparsi di queste cose, decide per 3 anni di sospendere la legislazione vigente e di prendere delle misure straordinarie. Ora, chi dovrebbe risolvere questi problemi? Gli agricoltori? Gli agricoltori subiscono i danni di questa situazione. Chi si avvantaggia di questa situazione? Allora, fate un po' i calcoli. Nel 2016 sono stati abbattuti 100.000 capi di ungulati. Ok? Allora, fate per 30 kg l'uno, fate per 3 euro al chilo. Vedete la dimensione economica di questo fenomeno. Quanto di questa caccia va a finire nelle tasche degli agricoltori? Zero. Gli agricoltori debbono recintare, non dovunque perché in alcune zone non è possibile, non è consentito. Debbono subire il danno, debbono ascoltare le ragioni di chi viene a fare i controlli per valutare i danni, deve a torto o a ragione accettare che i rimborsi gli arrivino dopo anni. A fronte di tutto questo c'è un dibattito all'interno del mondo venatorio, del mondo politico e delle associazioni su chi deve farsi carico di questo problema. Francamente siamo un po' stanchi di questa situazione. Noi vorremmo una collaborazione leale con i cacciatori, però se dobbiamo avere una collaborazione leale bisognerebbe che ognuno cominciasse a mettere da parte le proprie ragioni di parte e dicesse le cose come stanno. È vero che ci sono stati 100.000 abbattimenti nel 2016, lo dice la Regione, non lo dicono gli agricoltori. È vero che ci sono a fronte di queste 250.000 nascite all'anno? Beh sì, anche questi sono dati della Regione. E allora perché si opera una caccia, quella vera e non quella di selezione, che anziché diminuire questo numero permette che aumenti? Non è che magari qualcuno da questo settore trae vantaggi economici? Sicuramente gli agricoltori no, subiscono solo il danno. Ma voi la domanda ve la siete fatta? Ve lo dico in latino, cui prodest? Allora, anche quando vengono le squadre di cacciatori, i veri cacciatori, chi si tiene gli animali sono i cacciatori, non sono gli agricoltori. Una parte, la legge dice, una parte di queste cacciate degli animali abbattuti in queste cacciate dovrebbe andare a finire sul mercato e parte dovrebbe andare a finire per esempio alle associazioni che fanno volontariato, alle mense scolastiche e così via. Sicuramente però tutto questo settore è regolato a favore di chi trae giovamento dalla caccia. Quindi mi stai dicendo c'è una lobby? Ma questo non lo dico io, lo dice la Regione. Quando l'assessore Remaschi dice, signori, a fronte credo di una lettera della Confederazione dei Cacciatori Toscani, che si lamentava su questa nuova legge obiettivo, sul fatto che si permetteva anche ai proprietari di fondi di difendere le proprie colture da soli, l'assessore Remaschi dice, signori, voi, in risposta alla Confederazione dei Cacciatori Toscani, voi siete i responsabili di questa situazione. Noi stiamo cercando di porre rimedio a una situazione creata da altri. Quindi io non ho bisogno di accusare nessuno. Io mi aspettavo però, dall'altra parte, che ci fosse una presa di responsabilità.
e si dicesse: va bene, abbiamo sbagliato fin qui, abbiamo operato male, abbiamo operato poco fin qui, da ora in avanti operiamo diversamente. Noi siamo dispostissimi. Allora, sentiamo la replica del dottor Migliorini e poi andiamo da Piero Franchini. Allora, la presa di responsabilità, per primo, se la deve prendere chi ha sbagliato. Perché c'era una legge che non funzionava benissimo, ma che teneva il controllo degli animali in maniera, diciamo, quasi decente. Quasi decente. Vuol dire che prima che arrivasse questa legge obiettivo, i danni non erano quelli di quest'anno. Erano molto meno, meno della metà. Scusi, se interloquisco sì, con lei. Ma sì, i danni di quest'anno sono dovuti alla siccità e all'introduzione in alta collina dei lupi che hanno scacciato gli cinghiali e li hanno dirottati per colpa della siccità che ha pulito i boschi verso le colture. Questo lo sa lei e lo so io. Allora, i danni di quest'anno, io parlo dei danni di anno scorso, allora, se allora, vuole essere preciso. I danni di anno scorso sono sicuramente il doppio, se non il triplo, di quelli di 2 anni fa, di 3 anni fa. Questo lo può vedere con nell'ATC, perché io c'ero membro dentro l'ATC. Va bene? Allora, se è stata fatta una legge per diminuire questo problema e il problema è aumentato, chi ha fatto questa legge vuole perlomeno fare una verifica annuale, visto che questo legge obiettivo dura 3 anni, vuol fare una verifica dopo un anno, la vuol fare dopo 2 e vedere e dire e avere il coraggio anche politico, perché di dire se è sbagliato non c'è, non è stato fatto verifiche. Lei dice ognuno noi dobbiamo prenderci le responsabilità, se le dovrà prendere chi sbaglia in primo luogo. Un'altra cosa, lei ha detto la selvaggina va tutta ai cacciatori, non è vero, lei lo sa bene. A proposito di ciò, le voglio dire, e può chiamare a testimonio il Calcit, che fino a che era dato alle squadre la possibilità di fare interventi con l'articolo 37 in braccata, il Calcit prendeva per un valore anche di 50.000 euro l'anno, quest'anno coi selettori non gli è arrivato un cinghiale, uno. Allora, anche questo ha la sua importanza. L'altra cosa, io le dico, il problema c'è, lo sappiamo tutti, lupi, non lupi, siccità, non si, guardi, la siccità, i cinghiali l'hanno mandati giù, giù sono andati, ma la siccità ha anche ammazzato tantissimi cinghiali. Questo può essere tranquillo, perché io nella mia proprietà ne ho trovati 6 scheletri. Capito? Perché se dovevano andare a mangiare in un punto, andare a bere in un altro, quelli che rimanevano nelle zone vocate, perché io ho il terreno a 500 metri, ha capito? Quindi la siccità ha fatto sì questo, ma ha fatto anche una buona selezione, cosa che non hanno fatto i selettori, questo sia chiaro. A noi ci hanno detto voi state fermi ed eventualmente se i selettori non riescono a risolvere il problema, allora voi prendete e andate a fare il vostro dovere. Dovere di che? A chi si risponde? Cioè, noi si risponde a voi, si può rispondere. Ma noi, la caccia da quando è tale, è segno di libertà. Noi si va a caccia quando si decide di andarci. Se un agricoltore ci dice c'è un problema, noi siamo i primi a intervenire. Prima di questa maledetta legge, tutte le squadre andavano ad aiutare gli agricoltori, ci sono stato anch'io personalmente, a mettere le reti, a fare gli elettropascoli, a controllare la selvaggina. Ha capito? Adesso, siccome in quelle zone ci vanno i selettori, che chiamino i selettori. Allora, voglio vedere. Piero Franchini? Ma io da uomo della strada, sì, diciamo che sento, quindi sono figlio di un cacciatore e anch'io cacciatore per pochi anni, quindi, ma erano altri tempi, perché erano i tempi, diciamo, degli anni 70-80, quindi era un altro discorso. Ecco, io però come in tutte le cose, c'è il solito baillame delle varie responsabilità che va a finire che non si sa mai di chi sono. Allora, io credo che però quelli che dovrebbero un attimino mettersi d'accordo e poi andare effettivamente a scontrarsi con chi è il vero colpevole, e il vero colpevole voi lo sapete meglio di me, perché là dove c'è la politica, là dove ci sono le pressioni dei vari gruppi animalisti, delle varie associazioni eccetera eccetera, quindi lì ci sono certi scontri, per dire, che poi chiaramente non portano da nessuna parte. E quindi ecco, io secondo quello che ho visto, ho sentito in questi giorni, non vi fa certo bene lo scontro tra i cacciatori e i coltivatori e gli agricoltori. Quindi non vi fa
bene, perché onestamente credo che tutti vi dovresti mettere d'accordo ed andare a cercare i veri responsabili, che purtroppo sono responsabili non solo di queste cose, ma lo sappiamo tutti, ma anche di altre cose che non hanno a che vedere con la caccia, con, quindi quello di no. Quindi sì, che, ecco, là dove la politica si annida e si annida in modo di poi con gente che secondo me di tuttologi che capiscono tutto, sì, che poi invece non, onestamente non sanno nemmeno distinguere magari un cinghiale da un capriolo, per dire, ecco, e lì, da lì poi hanno diciamo così l'arroganza di voler fare delle leggi, di voler comandare su un settore dove magari, ecco, secondo me non ci capisco niente. Quindi ecco, quello che dico a voi, cercate di mettervi d'accordo e fate una battaglia unica, perché effettivamente il disagio lo sentiamo anche noi che non siamo né cacciatori né agricoltori, ma vediamo che gli animali arrivano vicino alle case e quindi dopo alla fine anche noi ci mettiamo contro qualcuno. C'è la pubblicità e poi la risposta. Di nuovo insieme a Negozio Bianco stiamo parlando di agricoltura, dei problemi dell'agricoltura e quindi anche di riflesso della caccia. Ci siamo lasciati con questa riflessione di Piero Franchini. Volevo rispondere il dottor Migliorini. Brevemente, siccome ha parlato di politica, sarò brevissimo. Lei o tutti noi ci siamo mai chiesti perché il capriolo, che sta facendo dei danni nettamente superiori ai cinghiali, non viene mai nominato? Lei ha parlato ambientalisti, ha parlato politici. Ecco, sono stato chiaro? Degli 800 incidenti di cui parlava l'amico Albergotti, io credo di non sbagliare se 700 sono stati causati dai caprioli. Chiudo questa parentesi. L'altra, quella di mettersi d'accordo, noi lo faremo e lo facciamo e l'abbiamo dentro di noi, perché i cacciatori su 180 sono agricoltori, però è un'iniziativa nostra, personale, fra di noi. La politica non ci aiuta in questo, la politica ci ha diviso, ci ha messo in dei contrasti furiosi, furibondi, proprio da odio. Ha capito? Quando io cominciai a parlare con il direttore di Confagricoltura, io vi assicuro che lui, se poteva, mi prendeva cazzotti. Si è finito con un accordo pieno, anche perché poi la Futurcaccia è l'unica che, oltre alle chiacchiere, ha fatto i fatti e ha presentato alcune piccole modifiche da fare, va bene? Che sono state ampiamente, credo di poter dire, condivise da Confagricoltura, mi auguro anche dalle altre associazioni agricole, da portare in regione. Lo stesso CCT, che rappresenta varie associazioni venatorie, Federcaccia, Arcicaccia, Anau, condividono in pieno i nostri punti di vista, correggendo quelle cose che noi, da esperti, da professionisti, perché possono dire quello che vogliono, ma i professionisti del cinghiale siamo noi, va bene? Noi, se fatto queste proposte, se vengono accettate, si ristaura un'armonia come c'era prima, cioè 2 anni fa, prima di questa maledetta legge obiettivi. Ci sono gli altri professionisti, allora, che sono gli agricoltori, che danno da mangiare al cinghiale. Come? Ho detto, ci sono anche altri professionisti che sono gli agricoltori, che danno da mangiare al cinghiale. Che vuole? Perché? Che vuole? Gli danno da mangiare? Voglio dire. Non solo gli agricoltori. Sì, vabbè, insomma. Voglio dire, si sta vedendo con queste migrazioni umane, dove non c'è cibo, se va dove c'è. Parliamoci chiari, gli animali fanno prima di noi. Non ne scherzano mica, se non c'è da mangiare, se non c'è da mangiare, loro ha capito? Ecco, Confagricoltura su questa, sul superare questa legge obiettivo che diceva. Noi siamo totalmente d'accordo, ma nel rispetto delle rispettive posizioni. È evidente, io questo è un argomento nel quale prevale, al di là dei regolamenti, al di là delle posizioni preconcette, al di là dei pregiudizi, dovrebbe prevalere il buonsenso. Quello che dico io, e l'ho detto anche al dottor Migliorini, con tutto il rispetto che io personalmente, ma anche con la categoria che rappresento, ha nei confronti di sportivi che utilizzano i nostri terreni per praticare il loro sport, l'invito principale è che
va tenuto in debito conto che invece noi su quei terreni dove loro praticano uno sport dobbiamo ricavare un reddito che deve consentire alle nostre aziende di continuare la loro attività. E questo è come si potrebbe dire, il buonsenso verrebbe da anticipare la conclusione di un ragionamento di questo genere, che noi siamo in una condizione di legittima difesa, se così si può dire, un atteggiamento di contrarietà in tutte le cose che in un modo o nell'altro ostacolano il raggiungimento dell'obiettivo che è quello di limitare i danni. Poi devo aggiungere anche un'altra cosa, gli agricoltori subiscono i danni e già quello è un atto, come si potrebbe dire, difficile da accettare, ma assistono anche alla distruzione del lavoro che fanno e questo è un principio che a noi ci ha costretto a cercare una soluzione che non soltanto limiti il danno, ma che consenta di mettere in piedi un meccanismo, un regolamento che anticipi il danno prima che venga compiuto, perché è una cosa, secondo me, che è distruttiva dal punto di vista anche della dignità del lavoro che facciamo, quello di dover andare a raccattare i pezzi di quello che abbiamo fatto. Sì, vai. Sì, mi volevo rivolgere al dottor Migliorini. Sì. Io credo che qui ci sia una scarsa conoscenza, perché prima io, perché generalizziamo, mentre mi pare di aver capito che la situazione è ben divisa, perché voi, squadra di cinghialai, siete una cosa, i selettori è un'altra cosa. I selettori di cinghiale sono legittimati da questa normativa di legge, sì, obiettivo, giusto? Che non gli ha dato nessuna regolamentazione. Che non ha dato nessuno. Quindi, in linea di massima, voi tre siete da una parte e i selettori sono da quell'altra parte. E questi selettori hanno interessi al profilare. No, questo non lo so. Questo io, non possiamo dire. Io questo non lo so e mi auguro di no. Mi auguro di no. Ma sa, del resto sono ammessi alla caccia anche i proprietari del fondo. Esce mancherebbe. I conduttori del fondo. Esce mancherebbe. Perché ovviamente anzi hanno una predominanza, cioè prima ci vanno loro. Certo. Capito? A me però farebbe piacere che il dottor Migliorini, sì, con tutta calma di cui è capace, ci dicesse che mica fino tanto, al 2016, sì, il problema non c'era. Come e non che, c'era? Oh, allora, se c'era prima della legge obiettivo, sì, sì, dovrebbe chiedersi perché, sì, la vecchia legislazione, che andrebbe nuovamente in vigore una volta abrogata la legge obiettivo, perché dovrebbe funzionare adesso? Perché le squadre di cinghialai dovrebbero fare adesso quello che non facevano fino al 21 febbraio 2016? Allora non ho sentito quello che ho detto, scusa, o non sono stato chiaro. Finisco il concetto. Prego. E poi le do la parola. Il problema è che qui si continua a trascurare un punto. Il problema era presente per gli agricoltori, ben prima della legge obiettivo. La legge obiettivo è nata su pressione degli agricoltori per cercare di risolvere un problema. Allora, a me piacerebbe, si vuole collaborare? Va benissimo. Ripartiamo dal punto. I cacciatori sono stati carenti e d'ora in avanti cambiano registro. Benissimo. E questo lo dicono i numeri. Se il numero degli abbattimenti è passato da 70.000 nel 2014 a 100.000 nel 2016 e questi ungulati, anziché diminuire, sono aumentati, qualcosa evidentemente non ha funzionato. Allora, prendere atto di questo pubblicamente riuscirebbe a calmare le acque. Noi non vogliamo essere su sponde diverse, ma se io devo trovarmi a pagare i danni a favore di qualcuno che trae vantaggio da questa situazione, è ovvio che vedo i miei interessi conflittuali con i suoi. Se vogliamo tornare sulla stessa sponda,
Basta applicare la legge obiettivo. Le aree non vocate, la presenza degli ungulati non è consentita. È quello che ho detto. Due capi e mezzo ogni 100 ettari. Ma no, nelle vocate due capi e mezzo. Benissimo. Nelle non vocate non ci devono essere. Io sarei contento di avere due capi e mezzo anche nelle non vocate. No, nelle non vocate non ci deve essere. Benissimo. Allora, fate in modo che non ci siano. Noi? E io noi, guardi, io se noi penso, ma se a noi ci dicono state fermi, noi ci si deve pensare. Ma scusi, fino al 2016 chi ci ha pensato? Allora, fino al 2016 le ripeto che la situazione non era catastrofica come adesso. Questo sia chiaro. Da agricoltori e... o da cacciatori? No, dai dati. Da agricoltori le posso dire che la situazione era drammatica. Era drammatica nel 2014, nel 2015, sì, però negli anni precedenti. Se lei vede i dati, va bene, gli animali uccisi con l'articolo 37 imbraccata e in girata con l'articolo 37 o anche all'aspetto con l'articolo 37 sono decisamente superiori a quelli che hanno fatto adesso con la selezione, ha capito? Ma lei lo sa cos'è la selezione? Guardi, forse dovremmo anche spiegarlo a chi ci ascolta, perché poi i vari termini tecnici spieghiamole. Cos'è la cacciata, che cos'è la girata e così via, perché altrimenti devo spiegare che... se usiamo questi termini magari poi come magari, spiegarli perché altrimenti in modo semplice spieghiamolo. Allora, voi pensate, questo penso che anche chi vive in città lo capisce, nemmeno 50, 15 ettari di Gran Turco, avete idea di quanti sono? 15 ettari di Gran Turco. Dentro ci sono dei cinghiali, va bene? Sì. Lì ci va il selettore. Il selettore ci può andare durante il giorno, va bene? Ma il selettore chi è? Cioè che figura è? Il selettore è un cacciatore abilitato. Dal 2016 è un bracconiere autorizzato. Dal 2016 ci può andare, perché fino al 2016 ci può andare. E questi che cacciatori normali. E questi che io chiamo bracconieri autorizzati. I veri cacciatori. Vanno lì, vabbè, ci mancherebbe, però le ripeto, non hanno nessuna regola, salvo quello di prenotare una zona. Poi fanno quello che gli pare in quella zona, capito? Fanno quello che gli pare. E quello che gli pare cosa significa? Che di giorno in 15 ettari di Gran Turco, secondo voi, c'è un cinghiale che va dal selettore e gli dice ti dispiace spararmi qui. Ma siamo matti o ce se fa? Ma lo sapete che per togliere 2, 3, 4 cinghiali da 15 ettari di Gran Turco ci vuole una squadra di 50, 30 persone con 10, 15, 20 cani e delle volte non ci si riesce? E questo Remaschi continua a dire che ci vuole il selettore. E poi noi siamo la causa. Ma per piacere. Mi scusi. C'era una domanda però. No, volevo fare, perché ripartendo da quello che appunto diceva prima, cioè se sono aumentati gli abbattimenti, no? Perché sono aumentati anche i cinghiali? Io questo non riesco. Gli abbattimenti durante il periodo di caccia con le squadre? Sì. Mica durante il periodo non venatorio con la selezione? E partorisce una volta da 3 a 9 cuccioli. Quindi lei ha 250.000 nascite all'anno e ne abbatte 60.000, 70.000, 80.000, 100.000. Il problema diventa esponenziale. Non ci svegliamo nel 2016. Il problema nasce da lontano, da quando si è fatto incrociare i cinghiali con i maiali. Ecco. Prego. Allora, parola magica. Precisissimo. Perché ci sono atti depositati in provincia. Nel 1970, quando fu pensato, allora secondo me giustamente, perché c'era l'abbandono completo delle campagne, parlo delle campagne alte, quindi castagne in terra che nessuno raccoglieva, ghiande, lecce, c'era di tutto e di più, fu pensato di introdurre questo ungulato. L'allora o direttore o presidente dei Coldiretti, Ferruccio Romualdi, fece fare uno studio all'Istituto Zoologico di Bologna. E ci ride perché? No, conoscevo personalmente il dottor Romualdi. Ride di lui? No, era il ricordo della situazione. Era il ricordo della situazione. Quindi lo sa. Di quanto una previsione potesse essere errata. Perché il problema nasce dall'incrocio. Allora, lei fa finire? Ma scusi, è lei che mi ha chiesto perché sorridevo. Io mi sono limitato a dirle perché sorridevo. Di Romualdi. Non sorridevo né di lei né tantomeno del dottor Romualdi. Mi faceva sorridere l'idea che si volesse risolvere un problema e se ne è creato uno gigantesco. Questa era la ragione del mio sorriso. Bravo, prego, prosegua. Bravo. Però questo problema gigantesco lo sa da chi è stato creato? Perché l'Istituto Zoologico di Bologna disse guai
a lanciare gli animali nella provincia di Arezzo, escluso che in piccole zone di Civitella, di Monte San Savino e di Cortona, e in queste zone dentro le ZRC sotto controllo diretto delle guardie, che allora c'erano, ora purtroppo non c'è più manco quelle, ha capito? Fu detto questo agli agricoltori, siccome gli agricoltori allora come ora, l'ho detto prima, sono anche cacciatori, hanno detto ma per quale motivo devono andare a Civitella e no a Cadici o no non so dove ora io a Castiglion Fiorentino, si lanciano dappertutto e fu preso gli animali dell'est, e furono buttati qua, capito? Per volere anche degli agricoltori e anche delle associazioni venatorie, quindi la colpa è di tutti se lei vuole andare alle origini. Io non cerco responsabilità. Dopodiché la realtà, guardi, non andiamo per favore in conflittualità, noi Futurcaccia siamo per cercare di riarmonizzare, perché c'era l'armonia, di riarmonizzare questo ambiente, ma facciamo lo sforzo noi qui perché da altre parti questo non avverrà mai. Le altre parti sono quelle che legiferano e che comandano. Pubblicità. Allora, adesso vediamo un attimo la situazione invece delle olive con Chiara Sadotti che è andata a Castiglion Fiorentino. Vediamo un attimo. Dalla gelata dell'85. Lì per tre campagne siamo stati, però da allora non c'era stato un calo in questa maniera, però con le piante sane non c'è mai stato un calo così. Un'annata così nera per la produzione di olio nell'Aretino non si vedeva da oltre 30 anni, con un calo medio che supera di gran lunga il 50% rispetto alla normale produzione, colpa del caldo eccessivo e della siccità. Si perde un 85% del raccolto. Quel poco che c'è è di ottima qualità, però è poco. Quali dovrebbero essere solitamente le dimensioni dell'oliva? Il doppio. Tutta l'estate che è stata tutta una serie di conseguenze, dalla sfioritura fino a oggi. Compensa però la qualità che si prevede ottima. L'olio è di ottima qualità, quel poco. Le rese sono abbastanza, siamo sui due punti più della media di questo periodo qui, però non, anche se c'è questo aumento della resa non riprende quello che manca della produzione. Dunque poco olio ma buono, e fortunatamente quest'anno non si è vista la mosca olearia. Non c'è stato nemmeno le prime generazioni, perché si era sempre sopra i 30 gradi, quindi la mosca sopra i 30 gradi, non, anche se ha deposto pochi uova, ma anche quelli che ha deposto non sono fertili, quindi non ci sono state le generazioni per fare i danni. Si viene da delle annate difficili, insomma le ultime non sono state particolarmente favorevoli per la produzione di olio? No, infatti sono quattro campagne che vengono quasi perse, una per la mosca, poi l'annata dopo c'era poca produzione per l'alternanza degli olivi, l'anno scorso si è avuto un altro attacco di mosca e la grandine tre volte, poi quest'anno la siccità, quindi sono quattro campagne ora che si lavora sulla metà della produzione o anche meno. Che significa questo calo per un'azienda agricola? L'azienda agricola professionale significa tanto, perché non ci sono fondi per continuare a fare le spese, quindi dopo vengono ridotti i lavori che vengono fatti sull'oliveto o sull'azienda. È una conseguenza che c'è sempre meno produzione e non vengono fatte le regimazioni delle acque, vengono abbandonati tanti olivi, quindi dopo quando piove l'acqua arriva più velocemente a valle, fa più danni, quindi è tutta una conseguenza negativa. Angelino Mancini, ecco che è una situazione insomma, molto difficile. La situazione dell'agricoltura è difficile e naturalmente
bisognerebbe poter mettere in atto tutti gli accorgimenti, tutte le prendere dei provvedimenti che comunque sia, indipendentemente dall'andamento climatico, almeno le cose che si possono regolamentare, le cose che possono essere, le negatività che possono essere ridotte, quelle che dipendono da noi, quelle che dipendono dall'organizzazione, almeno quelle bisognerebbe riuscire a sistemarle, se non tutte, almeno in parte. Però spesso e volentieri noi ci troviamo nella condizione di non essere compresi quando si espongono le problematiche che riguardano... Ma dai cacciatori o dalla politica? No. Ma i cacciatori... Perché? Io mi insinuo là dove cioè, ti piace sì, appunto, spagare, visto che siamo i cacciatori. Io avevo fatto una premessa la prima volta che ci siamo incontrati col dottor Migliorini, era: noi siamo in un triangolo composto da varie entità, va bene? E nel nostro triangolo c'è i cacciatori, ci sono gli agricoltori e c'è la selvaggina. È evidente che per tenere sotto controllo la selvaggina... E meno male che non c'è la politica, allora, io ripeto. Ma la politica, la politica, secondo me, è spesso e volentieri è scarsamente aiutata quando deve prendere decisioni, perché dovendo avere un atteggiamento politico e che sostanzialmente scontenta il meno possibile chi è soggetto alla regolamentazione della politica, spesso e volentieri non fa le cose per come devono essere fatte, fa le cose per come gli riesce di fare. Per cui noi nel nostro triangolo io ho escluso un'altra presenza, che è quella per esempio delle associazioni ambientaliste. Le associazioni ambientaliste dicono la loro legittimamente, però è evidente che il modo con cui viene portato avanti delle problematiche che riguardano, e qui mi riferisco all'accenno che ha fatto il dottor Migliorini sul capriolo, sul Bambi. Perché uccidere un Bambi, come si fa a sostenere che è fastidioso, è dannoso e lo dobbiamo uccidere? Quindi ce lo portiamo in casa, magari, no? Cioè, vuol dire... Beh, la conseguenza è che comunque sia, ci sono delle situazioni che dal punto di vista, diciamo, sociale possono essere sostenute fino a un certo punto, perché oltre quel punto poi dopo si va a intaccare una sensibilità che non tiene conto, che non tiene conto della necessità che c'è comunque sia di arrivare alla fine dell'anno e avere messo insieme la pagnotta. E questo sicuramente è un problema aggiuntivo a quello della politica. Il dottor Migliorini ha il dente più avvelenato di me, ma perché lui probabilmente, anche lui, nasconde qualche interesse che non interesse privato? No. No. Politico? No. Di categoria. Economico? Di categoria. Di categoria. Di categoria, di corporazione. Di della mia associazione? Sì. Sì, sì. Beh, insomma, dai, giù. Dai. Non lo neghiamo. Presidente di un'associazione di cacciatori. È impossibile. Allora faccio una domanda al dottore e una domanda a sì. Tommaso Albergotti. Al dottore, che mi sembra molto battagliero e che difende i diritti... insomma, bene, quando siamo nella ragione bisogna difendere. Ma quanti siete voi e che potere contrattuale avete? Nei confronti delle istituzioni? Nei confronti delle istituzioni le dico subito nessuno, perché si ostinano a far finta che non si esiste. La realtà è che noi nell'associazione, io ho tutte le squadre di caccia al cinghiale della provincia di Arezzo, e se lei fa il conto sono 6.000 persone. Ma 6.000 persone non rinnovano la tessera annuale, credo che sia 500-600 euro, quanto pagate? Ma... per rinnovare il porta d'armi, per andare a cacciare, cioè non è una protesta? Ma cioè, guardi, no, allora guardi, a proposito di proteste, io le dico una cosa, che
ritrovandosi in assemblee dove non siamo 6.000 ma siamo tantissimi, è chiaro che il cacciatore come l'agricoltore è gente un po' sanguigna, insomma, sono abituati alla libertà, a cosa, quella. Quindi vedendo questa unione che è veramente, veramente piacevolissima, capito? Qualcuno dice allora noi qui, voi non fate niente, voi dovete solo essere pronti ad intervenire il giorno in cui ci renderanno di nuovo attivi. È chiaro che il giorno in cui ci renderanno attivi non è che è il giorno in cui dicono allora ora voi potete andare a fare l'intervento nel tal posto. No, voi fate le modifiche che si è chiesto, che sono più che logiche, più che razionali, più che me l'ha condivise al 100%. Quindi insomma state alla Mancini, finestra, state dopo di che, noi non è che siamo alla finestra, siamo nell'angolo dove ci hanno messo in un angolo e hanno detto zitti e fermi e noi siamo fermi. 6.000 moltiplicato per 0.4, 6 per 4, siete 24.000 persone. Non ma che 24.000? In famiglia si fa. Ma in famiglia lei ora sta facendo un discorso politico, a me la politica per favore, per favore, perché mi alzo e me ne vado, non parliamo di politica o di denaro perché sono due cose che a me fanno schifo tutte e due, chiaro, lavoro per guadagnare, ma politica no, non è la mia associazione vuol preservare, allora se volete capire la cosa, la caccia al cinghiale in braccata. La braccata, per chi non lo sa, è una caccia con un tot numero di persone, normalmente da 20 a 40, gestite da un presidente, in questo caso anch'io sono presidente di una squadra, va bene, e che caccia con l'utilizzo di numerosi cani, va bene, che noi alleviamo, eccetera, eccetera, che mettiamo a disposizione qualora fosse per questi interventi nei Gran Turchi o comunque di selezione o di controllo. Insomma, voi siete cani, un'economia, possibile che non fate valere il vostro peso? E questo che non... Ma lo facciamo valere dove e con chi? Voi, vi ringrazio che mi avete chiamato, ma a tuttora fanno finta di ignorarci, cioè tuttora noi non esistiamo e noi stiamo fermi, perché io esigo questo, perché se c'è qualcuno che niente dice allora noi qui, noi là, manifestazioni, cose, no, prendete un altro perché io me ne vado, voi state calmi, cerchiamo di risolvere il problema, perché chi comanda non riesce a risolverlo, perché non capisce niente della caccia in questo luogo, nella provincia di Arezzo, non capisce niente né gli assessori né l'ISPRA. L'ISPRA che praticamente comanda la regione su varie cose, non sa cosa sono i boschi della Toscana, di Arezzo. Dopodiché se l'ISPRA mi parla della cementificazione, dell'inquinamento tanto di cappello, per l'amor di Dio, dei cinghiali a Udine o a Reggio Calabria, io non lo so, ma non mi venga a dire come si deve fare per diminuire il numero dei cinghiali nella provincia di Arezzo, perché quello glielo dico io e i miei 6.000 associati. C'è una domanda anche per Tommaso Albergosa. Abbiamo parlato problemi per quanto riguarda la raccolta delle olive, voi siete dei grandi produttori di vino, lo stesso problema avete avuto? Sì, abbiamo avuto grossi problemi per la siccità, durante la fioritura era già molto caldo, sopra i 30 gradi, quindi sostanzialmente non c'è stata l'allegagione, quindi la trasformazione del fiore in frutto. Avremo una produzione del 10% rispetto agli altri anni. Ci sarà una buona qualità, sicuramente, perché poi la mosca non è riuscita a svilupparsi, sempre per le ragioni del caldo, però sarà un anno anche per questo abbastanza difficile. Tu sei un giovane imprenditore, consiglieresti a un altro giovane di intraprendere questa professione? Sì, io ho fatto la scelta dopo essere stato 2 anni come ricercatore all'università, volevo fare qualcosa per me. È una scelta coraggiosa, si deve affrontare tante questioni su cui si può porre rimedio, alcune sono al di fuori del nostro controllo e quindi c'è una parte di noi che deve accettare di lasciare andare le cose che non si possono cambiare. Più la burocrazia o più la situazione atmosferica ultimamente? No, la situazione atmosferica ovviamente è sempre presente e è a volte disarmante, perché si lavora tutto l'anno, si aspetta il raccolto e alla prossimità del raccolto una grandinata, un evento atmosferico violento distrugge la produzione di un anno e il lavoro di un anno. La burocrazia a me non piace chi mette sempre in mezzo la politica, ma perché credo che a volte sia un po' una scusa, soprattutto del popolo italiano, quando non può o non vuole cambiare le cose dà la colpa
a un altro, quando è colpa di tutti, perché la politica è la polistoche, cioè prendersi cura della cosa comune, della città, quando si dà colpa a nessuno, a tutti è come dare la colpa a nessuno, quindi non mi piace prendermela con la burocrazia, mi piace quando c'è qualcosa che non va, mettere mano alle cose per cercare di cambiarle. Per questo, sempre tornando all'argomento di cui si parlava col dottor Migliorini, a me piacerebbe che i cacciatori dicessero: fino al 2015 purtroppo le cose non sono andate proprio bene, la legge obiettivo ha questi punti deboli, cambiamoli e vedete che riusciamo a migliorare questa legge. È quello che si è fatto noi, siamo gli unici che si è fatto queste proposte di cambiamento, di piccole cose sulla legge obiettivo, perché io, noi non diciamo mica che questi selettori non ci devono essere, però devono andare a fare i selettori nelle zone non vocate, nelle pianure, dove c'è i danni. Però vede già la sua posizione rispetto all'inizio della trasmissione, in cui addirittura non li chiamava neanche cacciatori. No, non sono cacciatori. Ah, non sono cacciatori. No, non sono più. Se viene apportato le modifiche che noi si è chiesto, sì, allora possono cominciare a diventare delle persone che hanno delle comprato persone, una carabina, dignità, hanno comprato una carabina l'anno scorso e hanno cominciato a conoscere il cinghiale. Per ora sono bracconieri, sì, autorizzati. Bracconieri. Sentiamo un attimo Angiolino Mancini. Dottor Migliorini. Omette di dire che i cacciatori sì, che compongono le squadre che lui amministra, sì, sì, sono gran parte di quelli che poi fanno anche la caccia di selezione. Hanno fatto tutte e due. Allora, infatti io sapevo, noi stiamo facendo una questione e credo che i telespettatori che ascoltano non riescono a capire qual è effettivamente la problematica della situazione. Secondo me, e questo dottor Migliorini bisogna che mi accetti la critica che gli faccio, perché la faccio veramente, ma no, non per spirito di polemica, ma perché secondo me la realtà, secondo me è questa. Poi modo dopo, costruttivo. Modo costruttivo. Le squadre che di caccia al cinghiale sono quelle che cacciano quando c'è l'apertura della caccia normale, per cui secondo il calendario venatorio loro sono organizzati, sono anche organizzati bene, perché praticamente vanno nel bosco, hanno il posto dove puoi fare la merenda, la colazione, è veramente uno sport fatto nel modo dovuto, un gruppo di amici che va, e per cui ogni squadra praticamente ha un territorio che ha segnato e praticamente lì all'interno di questo territorio fa tutte le battute di caccia organizzate con questo gruppo di cacciatori che assume delle posizioni comunque organizzate da loro, e sostanzialmente lo fa soltanto nel periodo in cui la caccia, il calendario venatorio lo consente. La legge obiettivo tanto criticata, lo spirito della legge obiettivo era quella di allargare questo periodo facendo fare una caccia nelle zone non vocate, cioè in quelle nelle quali il cinghiale doveva avere una densità zero, a chiunque riusciva a entrare dentro, sparare e abbattere l'animale. Beh, invece loro facevano comunque, no, comunque il concetto è questo, la differenza tra la teoria, la teoria è questa, la differenza tra la squadra che va alla caccia al cinghiale perché è organizzata, poi dopo il cacciatore singolo, che può essere chiunque, anche componente delle squadre, no? Viene chiamato a intervenire al di fuori del periodo della caccia per abbattere gli animali che sono nelle zone non ammesse, per cui tutte le zone coltivabili, per cui tutte le non zone vocate, non vocate. Non vocate, la legge dice non vocate. La legge praticamente ha fatto una mappa delle zone dove si fa la caccia in un modo e la mappa nelle zone in cui si fa in un altro modo, e la differenza consiste nel fatto che nelle zone non vocate, cioè quelle dove la densità degli animali selvatici deve essere zero, sostanzialmente ci si va in periodi diversi con una modalità di caccia, che non è quella del gruppo, della squadra. I selettori. Ora, per noi agricoltori,
non la differenza, purché ci sia qualcuno che spara, va bene? Cioè non mi importa chi lo fa. Non importa chi lo fa, bene. E invece questo meccanismo non è ben visto dagli organi, quelli che sono praticamente i veri professionisti della caccia cinghiale, che sono quelli che lo fanno sostanzialmente in... C'è la pubblicità e poi ripartiamo da qui, tra poco. Ultima parte di Negozio Bianco, dedicata all'agricoltura, ai problemi relativi anche alla caccia. Torniamo al dottor Migliorini, perché quello che diceva Angelino Mancini, cioè non si capisce molto bene questa distinzione tra chi è un selettore e chi è un cacciatore, diciamo, vero, credo. Si capisce. Si capisce. E dal punto di vista degli agricoltori, chi spara, spara. Per noi è un cacciatore. Mentre dal punto di vista del dottor Migliorini, c'è una differenziazione sostanziale. Allora, da un punto di vista, diciamo, morale, ci sono i giustizieri e i cacciatori, va bene, questo sia chiaro. Questo sia chiaro, perché voglio dire, se è assistito, perché c'è le fotografie, se è assistito a una scrofa partorita con i maialini, così uccisa la scrofa, i maialini pocciavano il sangue, il latte freddo della mamma, capito? Quando invece, se avessero ammazzato un maialino, la mamma, che non è scema come le persone, avrebbe preso gli altri maialini e sarebbe andata dove, secondo voi? Nel bosco, perché non va mica in piazza Averniana o a Monte San Savino, no? Ecco, invece no, si tira al più grande, così si fa dei danni incalcolabili, morali, ecco perché ho detto giustizieri, si fa dei danni perché quei maialini gli è nella rogna, vagano moribondi, barcolloni per le strade, per cose, un disastro, capito? Allora, il cacciatore di cinghiale, fra i quali ci sono anche dei selettori che hanno preso anche loro questa selezione per poterla fare in maniera decente, capito? Non farebbero mai una cosa di questo genere. Mai, perché sarebbe come andare a bestemmiare in chiesa. Questo ve lo posso garantire. Ecco quindi la differenza netta, sostanziale. Dopodiché, quello che hai detto è giustissimo in teoria. La pratica vuole che questi selettori non hanno risolto il problema, l'hanno esasperato, e l'hanno esasperato anche da un punto di vista sociale, perché le squadre di cui dicevi te sono delle aggregazioni, dei punti di aggregazione che solo chi non le conosce non lo può capire. Il vecchio che è rispettato dal ragazzo di 20 anni, si vanno a prendere a casa quando cominciano a dire: ma io per guidare, se la mattina c'è chi va a prenderli e le porta la posta. Cioè, ragazzi, queste cose qua, allora, questo tipo di caccia, secondo noi, la vogliono, non dico eliminare, ma comunque nel tempo c'è questa sensazione, capito? E noi ci siamo riuniti per difendere questo tipo di caccia finché si vive. Allora, fine agosto avevamo documentato anche i danni alla vendemmia, vediamo un attimo. Questo è un acino che è stato assaggiato da un capriolo, probabilmente, e qui si vede il danno che questo tipo di animale infligge all'uva. Cioè, qua c'è la perdita di un 60-70% del peso del grappolo e degli acini. Danni da ungulati, caprioli e cinghiali che si vanno a sommare a quelli causati dalle gelate primaverili prima e dalla siccità poi. Il 2017 potrebbe essere l'annus horribilis per la vendemmia anche nella provincia di Arezzo, che addirittura potrebbe essere la più scarsa dal secondo dopoguerra ad oggi. Sicuramente avremo delle quantità più basse, ci saranno delle riduzioni dal 30 al 40% della produzione, questo su una stima che facciamo in questo momento. Non essendo ancora il momento di vendemmiare, delle piogge che potessero arrivare i primi di settembre magari aiuterebbero un po' a ridurre questo scarto, questa percentuale. Dal punto di vista qualitativo, l'uva che c'è, che è poca, è molto buona. Un'annata dunque difficile, nella quale si contano già le perdite. Molte vigne, per riuscire a far fronte perlomeno al problema degli ungulati, sono già recintate, ma questo non basta ad arginare il fenomeno. Proprio per questo gli agricoltori chiedono a gran voce un intervento urgente. Noi chiederemmo
un cambio della normativa sulla caccia, nel senso che attualmente si possono fare degli interventi di contenimento soltanto dopo che c'è stato il danno. Noi chiederemmo che gli interventi fossero fatti prima. Allora, che gli interventi fossero fatti prima non è semplice però, no? Prima in che modo? La legge obiettivo nasceva proprio con questo obiettivo, nella sua premessa, di attuare interventi preventivi. Evidentemente non era sufficiente, perché si è visto il numero degli ungulati aumentare. Bisognerebbe capire quali sono i punti deboli. Noi abbiamo delle idee, le abbiamo esposte come agricoltori direttamente all'assessore, per modificarla in quelli che riteniamo siano i suoi punti deboli. Questa proliferazione di cui abbiamo parlato, abbiamo accennato, nel senso che questo fenomeno quest'anno è stato molto visibile anche a ridosso, se non proprio in città, nel senso che abbiamo visto anche delle foto sui social network, sono abbastanza impressionanti. Ecco, da che cosa dipende, oltre che dal numero, perché vengono, si spingono fino alla città? Non so chi mi vuole rispondere di voi. Si spingono fino alla città perché man mano hanno sempre meno paura dell'uomo, capito? E chiaramente vanno dove c'è più fresco, più acqua, più vitto, perché vanno anche ai bidoni della spazzatura. Ormai siamo ridotti a una cosa vergognosa, è così. C'è da aggiungere un altro flagello a quello degli ungulati. Si comincia a parlare dei danni del lupo. Perché per limitare il proliferarsi dei cinghiali è stata fatta la pensata di lanciare dei lupi perché tenessero sotto controllo. I famosi pensatori. Io le chiamo i capiscioni. I capiscioni, io le chiamo capiscioni. Bellino. Lo puoi usare anche te. Sì, sì, mi ha dato un'idea. È buona come cosa. Quelli sono i capiscioni. Sanno tutto. Io avevo trovato i raccontatori di novelle. Sì. Però ora No, capiscioni rende l'idea. Appunto, dicevo, anche vicino a casa tua ci sono i lupi. Mi fate ridere. Ma che danno fanno all'agricoltura, oltre che mangiare le pecore, no? Che abbiamo visto che sbranano greggi interi. Finché ora quello che trovano sono le pecore, i vitelli neonati, perché... Ma Collacchioni, sapete dov'è Collacchioni? Io credo che mangiano 20-30 vitelli all'anno, credo. Posso chiedere a Radeschi, presidente della Federcaccia, che ha in gestione quella zona là, ma è garantito, almeno 20-30 vitelli sono mangiati dai lupi. Sì. Poi, I cinghiali li mangiano? Cosa? I cinghiali li mangiano? Li mangiano anche, però è evidente che la proliferazione del lupo poi creerà, comunque sia, se non viene controllata, e il lupo è un animale sacro, per cui non c'è ancora la possibilità di tenerlo sotto controllo. E credo che finché, se le cose vanno avanti in questo modo, finché non attaccherà qualche cercatore di fungo, tocca a lui, garantito. Quindi ci vorrebbero tanti San Franceschi. Ma guardate, posso dire una cosa? Siamo in chiusura, si ricollega con i capiscioni. Allora, fino al 1978, se non vado errato, soprattutto nella regione Abruzzo, eccetera, veniva dato un premio a chi portava, dico alla Guardia Forestale per dire al comune, io non so dove, a chi, un'orecchia e il muso del lupo per testimoniare che l'aveva ammazzato. Ecco. Dopo, da lì in poi, sono nati i capiscini, poi sono diventati capiscioni, e ora siamo in questa situazione. Ecco. Bene, penso che insomma di aver dato una panoramica abbastanza ampia di quelli che sono i problemi. Io ringrazio molto Tommaso Albergotti, grazie, e bocca al lupo per il proseguimento dell'attività, che ce n'è bisogno. La nostra televisione è sempre aperta, quindi per chiunque. Grazie al dottor Giuseppe Migliorini, Angiolino Mancini, grazie ad Antonio Tommaso, a Piero Franchini. Ci vediamo venerdì prossimo. Arrivederci.